io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino modalità laboratorio. Siamo vicino al faro di Loki perché in questa zona sembrerebbe esserci un nuovo punto di interesse aggiunto alle 8 del mattino di ieri, raga. Eravamo assenti, mannaggia, ma comunque dobbiamo cambiare server perché appunto sembra non workare nulla qui. Tra l'altro da notare il mega lama lì a sinistra che ci sta osservando, cioè non ci posso credere ragazzi, sembra che tutto sia fatto apposta. Oltre a tutto ciò che stiamo per scoprire assieme, ho approfondito anche la questione del pass battaglia, quindi se acquistarlo completamente o meno, e grazie al vostro feedback ragazzi ho deciso. Rullo di tamburi. Che non lo acquisterò completamente. Esatto, perderò tantissimo, ne sono sicuro, però sarà una sorta di level up continuo assieme a voi. Quindi cercheremo di stare tutti quanti sullo stesso passo, sullo stesso livello del pass battaglia, così da pubblicare quotidianamente o almeno ogni 2-3-4 giorni le sfide, e quindi le sfide libro di ogni singolo personaggio, di tutti gli eroi di questo pass battaglia. Ragazzi, grazie per tutto quello che state creando assieme a me. Davvero, vi lovo! Sappiate che già da domani caricherò il video delle sfide di She-Hulk per intero. Quindi raga, vi voglio belli carichi, andatelo a supportare, mi raccomando. Da qui si riesce a notare qualcosa? Mi sa che si vede il nuovo punto di riferimento, ragazzi. Guardate lì a 116. Addirittura devo ancora scoprire l'isola bunker su D1. E poi guardate qui vicino al faro di Loki, raga, accanto a queste due casette. Nuovo punto di interesse, ci richiamo subito lì. Quanti metri mancano? Dai, un po' più veloce, Thor. Non ho proprio idea di che cosa abbiano pubblicato, raga, ma perché? Ma i pannelli si stanno attivando? No, 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 aspetta. Cosa sta accadendo? Ma si sono attivati i pannelli? Scusate ragazzi, sto scoprendo questa cosa assieme a voi. Sono stati sempre attivi oppure, non lo so, mi sto svegliando in questo momento? Io ne vedi solo uno, quello alla destra delle autorità, ragazzi, il capanno di Iron Man. E vi giuro, questo era spento, almeno nei server privati che startammo il primo giorno di questa stagione. Comunque sia, procediamo ragazzi, non fa nulla, andiamo a scoprire questo nuovo logo perché sono davvero curiosissimo. Ancora non ho visitato nulla, raga, non ho visto neppure un'immagine. Ho visto, anzi mi è stato detto dal polipo che hanno aggiunto questo nuovo POI, e quindi let's go. A few moments later. Risulta essere fuori safe e quindi potevo fare a meno del tracchino di zio Thor. Ma... scusate, perdonatemi. Non ci credo ragazzi, mi hanno disattivato il nuovo punto di interesse. Ma non era qui? È in aria, non lo so, dov'è? What? Ragazzi aiutatemi, è sparito il punto di interesse che è stato aggiunto ieri. Dov'è? Ma che cosa? Ok che mi trovavo in un server privato, però non capisco, serio raga, sono diventato scemo io oppure c'è qualcosa che non quadra oggi? No, l'hanno proprio rimosso, non esiste. Non c'è più, mi dispiace. C'è il punto grigio, quindi come nuovo luogo da scoprire. E ci atterriamo. Lo va a contare. Nuovo punto di riferimento, camion trasporti, Trask. Ma non c'è nulla. Basta raga, sta diventando tutto troppo cringe. Un'altra cosa però raga, sulla quale mi vorrei soffermare magari in un prossimo video mattutino, sono i nuovi Rift Beacon che si sono attivati. Perché praticamente qui abbiamo un mega cerchio, è un'area vastissima dove ci sono tutti questi Rift Beacon che si sono attivati simultaneamente. E non so che cosa potrebbe accadere col tempo. Non lo so raga, davvero, staremo a vedere. Forse può sembrare di no, ma sicuramente ci saranno tanti nuovi mini eventi da seguire tutti quanti assieme, partendo ovviamente dai nuovi punti di interesse che a quanto pare verranno aggiunti come la scorsa season di mattina alle 8 del mattino ogni sabato. Vediamo come si andrà ad evolvere tutto ciò ragazzi. Adesso negozio oggetti. Inutile dirvi di non perdervi le live mattutine, assolutamente in quelle non dovete mai mancare. Clicchiamo qui sul punto esclamativo. Silver Surfer è qui con noi ragazzi. Non ci credo. Finalmente possiamo utilizzare la skin ed il suo mega potere presente in mappa. Fighissimo. Bundle da 2200. Bello, bello, bello. Ma questo backpack? Aspetta, è molto simile a quello di Luminous. Oh, anche qui piccone parecchio riciclato. What? Ragazzi, mi ricorda moltissimo il sound. Vi ricordate Loot Lake?
Quando vi era quella mega lamiera di ferro e si sentivano praticamente questi rumori. Vediamo il mega overboard. Nah, vabbè, questo è da acquistare. Fammi rivedere. E vediamo la skin in sé. Mannaggia questo mantello, ragazzi, sta bella. Beh, è da acquistare. Quindi 2200 V-Bucks per questo bundle. I singoli oggetti invece, la skin 1500 V-Bucks, cavalcatore lucente delle correnti cosmiche, piccone 800 e deltaplano anche lui 800. Quindi direi non male. Sulla destra, ragazzi, uno shop parecchio ristretto oggi. Sorpasso ali magiche. Ok, io comunque silver mi sa che lo acquisto. Ok, raga. Ammirate una nuovissima skin nello shop giornaliero. E si dabba. Lada? No, Lada, ragazzi. È uscita nel momento in cui stavamo aspettando la skin di Black Manta. Che cosa brutta. Eccolo qui. Primo e secondo stile. Niente male, ma preferisco la versione femminile. Esatto. Ragazzi, io mi sa che vado ad acquistare questo pacchetto. Voi che cosa dite? No, ma poi mi scrivono Martex e shoppi sempre ogni singola cosa. No, vabbè, basta. Non lo shop, ragazzi. No. Oggi non si shop, mi dispiace. Però sai che uscirebbe una bella copertina oggi con questa skin, anche se non l'abbiamo utilizzata in game. Parecchio bella. Molto bella come copertina. No. Non clicca. Ti avevo detto di non cliccare. Peccato per quel mantello lì dietro, ragazzi. Mi sta rovinando tutto. Andiamo avanti, riscattiamo ogni singola cosa. E io spero che il video finora vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel like al video. E come al solito vi ricordo che se volete potete sostenere tutti questi video assieme a tutte le live presenti sul canale utilizzando il mio codice creatore Martex. Grazie a tutti coloro che lo faranno. Noi ci becchiamo molto presto in un prossimo video mattutino oppure in una prossima live. Ragazzi, come al solito, un bel... Siamo brothers!